Una superlativa GRM Club Arezzo batte la Emmas Villa Siena al termine di un incontro entusiasmante quanto avvincente tra due formazioni lanciate ai vertici della classifica, con un risultato che non è stato scontato sino all'ultimo minuto del lunghissimo derby, terminato 3-2 per gli aretini tra gli applausi e incitamenti di un numeroso pubblico. Un risultato che premia la reattività, la determinazione, l'orgoglio e la voglia di vincere degli uomini del presidente Mattioli, che dopo la grande prova degli ospiti del primo periodo avrebbe demoralizzato qualsiasi formazione. Il roster aretino, peraltro privo del centrale Mattioli, con il palleggiatore Gialli in precarie condizioni fisiche e stoicamente in campo con grande determinazione, non ha mai perso la necessaria lucidità e concentrazione, ma gettando il cuore oltre l'ostacolo, punto dopo punto ha realizzato una magnifica prova di gruppo. Il primo set se l'è aggiudicato 25-19 l'Emma Villas Siena, poi 25-23 per Arezzo il secondo, 16-25 il terzo per Siena, Arezzo che poi ha rimontato nel quarto e quinto set 25-16 e 15-10. C'è da dire che è stata una partita molto avvincente sotto tutti i punti di vista, è una squadra che ci ha messo in difficoltà in alcune situazioni, però io devo dire che io insieme ai miei compagni di squadra alcune volte abbiamo sprecato situazioni semplici che hanno favorito il loro gioco sicuramente, sbagliando sui fondamentali più facili, diciamo, sulle cose semplici, e loro sono rimasti in partita, sono rimasti a galla. Una bella partita, impensabile la vittoria dopo il primo set, condotta con tanta acume tattico e con tanta generosità dei ragazzi, Mirko. Ma in realtà il primo set l'abbiamo in parte regalato come la partita di figline, scegliendo di battere su giocatori che non avevamo preventivato. La partita l'abbiamo preparata bene, abbiamo avuto molte difficoltà in settimana, ad esempio Stefano Gialli non doveva nemmeno scendere in campo, invece ha stretto i denti per giocare. Sì, in realtà io do le direttive, però poi sono bravi i ragazzi che in campo, se offrono come stasera questo tipo di prestazioni, sicuramente si toglieranno grandi soddisfazioni. Ad esempio sabato scorso abbiamo fatto la cosa opposta, senza carattere, senza mordente, senza identità. Stasera, nonostante il momento di difficoltà, dove quando eravamo sotto 1-0 e l'allenatore del Chiusi pensava di aver già vinto la partita, abbiamo dimostrato che per vincere contro di noi da ora in avanti bisognerà fare veramente tante cose.